buona, Monica Fassoni, buongiorno. Buongiorno. Oh, ecco, finalmente. Allora, lì da Bruxelles, come la vede la situazione dell'attuale governo, insomma? Male. Vabbè, questo è facile dirlo da là, no? Lei sta all'opposizione, quindi... No, no, io penso che non sia un problema di opposizione o di governo, penso che ci siano delle difficoltà chiare e che devono essere affrontate in un modo radicalmente diverso. Io credo che il problema con Bruxelles sia innanzitutto un problema di empatia e di accordo con il progetto europeo in quanto tale, e cioè la volontà di naturalmente cambiare l'Unione Europea come adesso, cambiarne le politiche, cambiarne, renderne più democratico il funzionamento, ma non farlo in un modo che non è né costruttivo per il Paese. Tanto è vero che oggi come oggi, tra i problemi che ha la nostra economia, l'incertezza e il modo nel quale questo governo funziona è sicuramente una causa molto importante. E poi, per quanto riguarda il confronto con l'Unione Europea in quanto tale, ci siamo su priorità completamente sballate. Ovviamente questa è la mia opinione, io non faccio il commentatore né il Sì, no, ma giornalista, quindi certo. esprimo un'opinione. E credo che questo modo di affrontare le tematiche non aiuta l'uscita del paese da una situazione di crisi economica o di comunque di stallo che non dipende dalle politiche dell'Unione Europea o dall'imposizione di Juncker, ma dipende da una situazione di bassa crescita e di una crescita che è di qualità solamente per un settore parziale dell'economia e che non riesce a produrre buona occupazione e buon lavoro. E quindi io credo che ci sia al di là della relazione con l'Europa, ci sia veramente un deficit enorme nel dibattito pubblico di discussione su quali sono le attività economiche che portano lavoro e che possono aiutare a risolvere i nostri problemi. E penso che puntare sulle tematiche appunto della green economy, della crescita verde, che significa anche tenere conto dei problemi di cambiamenti climatici, investire molte risorse nella manutenzione del territorio, formare nuovi ingegneri ambientali, eccetera, Sì. siano dei temi che sono completamente espulsi dal dibattito pubblico e che ci potrebbero invece molto aiutare anche nel dibattito con l'Europa, perché nel momento in cui si fa una battaglia per avere magari anche un deficit maggiore, ma si fa una battaglia per cambiare le politiche, si dimostra che questo serve a crescere in modo sostenibile, anche il dibattito europeo può cambiare e peraltro si possono trovare un sacco di alleati, Sì, invece di certo. andare a testa bassa o trovando alleati solamente in Orban e compagnia che stanno da questo punto di vista agli antipodi. Mi lasci dire soltanto un'altra Prego. frase, credo che l'insistenza sulla questione della migrazione, quindi dell'integrazione o anzi del fatto di cacciare le persone che sono arrivate da noi o che qui vorrebbero venire come tema fondamentale sia politico che di sicurezza, sia un errore enorme che distoglie un sacco di risorse e anche un sacco di possibilità di discutere sulle soluzioni reali che noi come grande paese e come grande democrazia dovremmo avere. Quindi penso che ci sia davvero nel rapporto con l'Europa un problema di priorità e un problema di volere fare queste cose insieme ad altri paesi che non sono sicuramente quelli gestiti oggi da forze politiche che diciamo così di estrema destra o che si avvicinano all'estrema destra. Allora, diciamo...